bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. La nostra rassegna stampa inizia come di consueto dai quotidiani regionali, andando a vedere le prime pagine, poi sfoglieremo anche i quotidiani nazionali e quelli italiani sportivi. Allora partiamo dalle prime pagine del Centro, andiamo sul touchscreen e andiamo a vedere la prima pagina della edizione di Pescara. Due farmacie rapinate in poche ore, il titolo di apertura. Pescara, bandito 60enne catturato in Centro, l'altro malvivente fugge invece sulla Tiburtina. A centropagina nella fotonotizia, rogo del Gran Sasso, ecco chi doveva vigilare e non l'ha fatto. Questo è l'approfondimento che propone il quotidiano Il Centro. In 7 giorni bruciati dalle fiamme in Abruzzo 10 milioni di metri quadrati di terreno e di boschi. E poi c'è l'intervento di Dante Caserta proprio su questo argomento, quando il turismo diventa predatorio. Andiamo a leggere l'incipit: quello che è accaduto sul Gran Sasso dimostra che c'è chi considera i parchi unicamente come un brand per aumentare il richiamo di un turismo insofferente alle minime regole della conservazione ma della decenza, e quanti sollevano dubbi su questa visione vengono tacciati di integralismo. Nelle cronache andiamo di spalla adesso: madre e figlio investiti, caccia alla panda pirata. Questo è il fotogramma che propone lo scooter a terra e l'automobilista in fuga. E poi a Francavilla i genitori fanno arrestare il figlio violento. Ancora, i parcheggi si pagheranno con il telepass. Questa è la notizia che arriva dal capoluogo adriatico, da Pescara. All'interno del giornale l'inchiesta a Ragusa per quanto riguarda i richiami dal nazionale: appiccavano il fuoco, indagati 18 volontari. E poi il caso di Banca Etruria, multe Consob, 90.000 euro a Papà Boschi. E poi il doping del tennis: Serrani positiva, squalificata per 2 mesi. Nel taglio basso il Buongiorno Abruzzo, firmato da Giuliano Di Tanna: se il tempo si ferma sei in vacanza. Un editoriale dedicato a una riflessione sulle vacanze, vacanze che in questo periodo sono all'ordine del giorno. Torricella Peligna al John Fante Festival, Nada, caro figlio e musica punk, nel taglio alto della prima pagina. Continuiamo sul quotidiano Il Centro, adesso andiamo a vedere la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto. Il titolo di apertura è purtroppo dedicato alla cronaca nera: bimbo di 1 mese morto in culla a Lanciano. I medici del pronto soccorso tentano di rianimarlo per 1 ora. Oggi sarà effettuata l'autopsia, la prima ipotesi è quella della sindrome della morte in culla. Ritroviamo ancora nella fotonotizia le immagini di Campo Imperatore devastato dagli incendi. E poi nelle cronache a Torino di Sangro ancora una tragedia col mare mosso, annega davanti alla figlia. Si tratta di Antonello Teti, 51 anni, era originario di Torricella Peligna. E poi a Chieti Università in 1300 ai test di medicine, e nella ASL Lanciano Vasto i ladri rubano macchinari nei 2 ospedali di Lanciano e di Vasto. Continuiamo con il quotidiano Il Centro, adesso andiamo a vedere la prima dell'edizione di Teramo. Il titolo di apertura, ancora la cronaca: avvolto dal fuoco dopo lo scontro a Castellalto, esplode il serbatoio della motocicletta, un 18enne è ricoverato con gravi ustioni. Andiamo a vedere nelle cronache a Mosciano: neonato rimane chiuso nell'auto, è stato salvato in tempo. Vedete il fotogramma della mamma che riabbraccia il piccolo dopo l'intervento dei pompieri. Ancora terremoto, scuole insicure, Teramo diventa un caso nazionale: Tortoreto tramortita e rapinata dell'incasso all'autogrill
sulla A14. Ancora avanti, ultima delle quattro prime pagine provinciali, quella di L'Aquila, Avezzano, Sulmona. E allora il titolo d'apertura è questo: il paese si schiera col prete amante. Appoggio Picenze, i parrocchiani scrivono la lettera. Chi siamo noi per giudicarlo? Dicono appunto i cittadini e parrocchiani di Poggio Picenze. Nelle cronache, a San Marco di Perturo, incendio minaccia le case, pronto lo sgombero. Ancora a Sulmona, poeta Thomas, inchiesta sulla eredità, e ad Avezzano, ad un'adunata degli alpini Cipollone, una ventata di gioia. Ora cambiamo testata, passiamo sul Messaggero, andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo, titolo di cronaca su quanto accaduto a Lanciano, neonato morto nella culla. La mattina la mamma non è riuscita a svegliare il bambino di 1 mese, inutile la corsa al pronto soccorso, il piccino vittima della SIDS, decesso nel sonno. Andiamo a leggere un estratto dell'articolo a pagina 47. Firmato da Lettieri: sono stati i genitori ad accorgersi che il piccolo, 27 giorni appena, non respirava più, era immobile nella culla dove si era addormentato la sera prima. Poi la corsa in ospedale, ma non c'è stato niente da fare. Il bimbo Fiorindo Guarnieri è arrivato in pronto soccorso già morto. È stato portato dai genitori. Andiamo a leggere ancora. Una giovane coppia. La mamma 25 anni, e il padre 30 anni, si sono insospettiti per il sonno prolungato del loro ultimo figlio, nato nemmeno 1 mese fa. Proseguiamo ancora con la lettura della prima pagina del Messaggero, ancora purtroppo la cronaca nera da Torino di Sangro: annega 51 anni, la figlia vede e viene colpita da un malore, trascinato dalla corrente. Antonello Teti affoga al di là degli scogli. Aveva 51 anni, era nativo di Lanciano, ma residente a Santa Maria in Baro, scrive il Messaggero. A centropagina la fotonotizia: Gran Sasso in fiamme. Sotto Torchio i responsabili del rogo, il fronte di fuoco continua ad avanzare. Andiamo a leggere nella didascalia: non si ferma il fronte del fuoco che sta percorrendo da sabato il Gran Sasso, nonostante l'impiego di 70 vigili del fuoco e circa 100 volontari per tenere a bada le fiamme. Ieri è intervenuto più volte anche un Canadair. Sotto Torchio alcuni ragazzi responsabili di almeno uno dei roghi. Inizialmente fonti vicine alla procura avevano parlato di sei indagati per questo rogo. In realtà poi la stessa procura ha smentito, dicendo che attualmente l'inchiesta per incendio colposo è a carico di ignoti, e sono sei appunto le persone però identificate. Continuiamo di spalla. Vasto e Lanciano negli ospedali, addio dispositivi per l'endoscopia. Ieri c'è stato questo raid che fa pensare ad un furto su commissione. I ladri hanno rubato sonde e strumenti diagnostici da mezzo milione di euro. Andiamo nel taglio basso, gli eventi. Arbore in Love con Francavilla, e il titolo veniva in vacanza sulla spiaggia di Francavilla con i genitori quando aveva appena 3 anni. Renzo Arbore domani tornerà a distanza di quasi 80 anni nella città del Cenacolo Michettiano per esibirsi ed inaugurare la prima serata della 14ª edizione del Blue Bar Festival. Domattina alle 12, proprio in virtù del suo legame con Francavilla, il Consiglio Comunale si riunirà in una seduta straordinaria e conferirà ad Arbore la cittadinanza onoraria. Andiamo nel taglio alto ora, vedere gli altri richiami. Calcio violento, scritte sui muri a De Santis, le minacce degli ultra romani al portiere di Guardia Grele. Poi la Lega Pro, Teramo, due rinforzi, ripreso un epurato. E ancora la Serie B, Pescara, ancora lavoro in corso, ma bisogna ridurre la rosa dopo il successo in Team Cup con la Triestina. Mister Zeman analizza la partita e la sua squadra. In attacco ce la stiamo cavando bene, dice, in difesa invece dobbiamo migliorare.
Andiamo adesso sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo, per vedere anche la sua prima pagina. Eccola qua, aggredita e rapinata in autogrill, assalto a Tortoreto Ovest, e titolare del bar colpita in testa, spariti 20.000 euro. Andiamo a vedere invece a centropagina, scuole, Teramo chiede 900 posti sicuri entro settembre, il caso nazionale è proprio quello delle scuole di Teramo. Proseguiamo ancora con la lettura della prima pagina, troviamo il commento di Marcello Martelli, il titolo Candidati e promossi, una riflessione sulla politica. Continuiamo con il taglio alto. Andiamo a vedere quest'altra notizia, la ASL, futuro incerto per il manager Fagnano, a novembre scade il contratto triennale con la Regione Abruzzo. E poi alla foce del Vomano, pescatore stroncato dal grande caldo, ancora un decesso in questa estate rovente. Di spalla andiamo a vedere Giulianova, Chiarolla entra all'ente porto, passa l'asse tra gatti e pepe, poi ad Alba Adriatica, migranti abusivi nei palazzi occupati. Nel taglio basso il Parco Nazionale Campo Imperatore, domato l'incendio, si accendono le polemiche. Lasciamo adesso le prime pagine regionali e apriamo lo spazio dedicato al nazionale andando a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Il titolo principale, quello di apertura, riguarda il caso migranti, il colle con Minniti, il caso l'elogio di Mattarella dopo le divergenze sulla stretta, Del Rio, combattiamo gli scafisti, non le ONG. Il ministro tentato dalle dimissioni, arriva il sostegno anche di Gentiloni. Nel taglio alto invece, due donne muoiono in un rogo a Tivoli, Ragusa, i fuochi appiccati dai volontari. Questo è il titolo di cronaca su quanto sta accadendo in queste ultime ore sul fronte incendi che, come potete vedere, non riguardano soltanto la nostra regione, ma si stanno diffondendo un po' in tutta Italia. Italia seconda per estensione degli incendi, subito dopo il Portogallo. Madre e figlia di 92 e 68 anni sono morte a Tivoli, alle porte di Roma, le hanno trovate abbracciate al secondo piano della loro casa. E poi c'è l'inchiesta invece che riguarda Ragusa, con i volontari dei vigili del fuoco scoperti ad essere proprio loro ad appiccare il fuoco. Poi troviamo l'editoriale a quattro mani di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, tre lezioni a 10 anni dalla crisi, le lezioni riguardano la grande recessione. A centropagina il personaggio, il magnate russo proprietario del Chelsea, Abramovic, terzo addio, il divorzio è milionario. A 10 anni dalle nozze con la terza moglie Dasha, hanno annunciato il loro divorzio. A risentirne anche il mercato della squadra di proprietà del miliardario russo, il Chelsea, allenato dal nostro Conte. Continuiamo con la lettura delle prime pagine, passiamo adesso a Repubblica. Il titolo di apertura riguarda il caso migranti, Del Rio, guerra agli scafisti, non alle ONG, ma il Colle e Gentiloni blindano Minniti. Sfiorata la crisi sul codice, il ministro dell'interno salta il Consiglio dei Ministri e minaccia un passo indietro appunto, che è stato, sembra per il momento, sventato grazie all'intervento doppio da parte di Gentiloni e del Presidente del la Repubblica. Per quanto riguarda il caso di Banca Etruria, per il padre di Boschi, archiviazione vicina, la procura frena, nessuna decisione. Poi a centropagina il racconto, misteri degli alpinisti scomparsi riemergono dai ghiacciai, il titolo, quelle vite sepolte restituite dalla montagna. L'inchiesta troviamo di spalla, dalle mense ai migranti, ecco l'esercito del bene, perché non vinca la propaganda, scrive Mario Calabresi. Continuiamo sulla Stampa, il quotidiano torinese, anche qui l'apertura
è dedicata alla politica, al caso migranti. Mattarella blinda Minniti sui migranti e salva il governo. L'assedio durante il Consiglio dei Ministri. Il titolare degli interni pronto a dimettersi, Del Rio dice dal Viminale un metodo sbagliato. E poi c'è il commento: se il Colle si sostituisce a Gentiloni, scrive Francesco Bei. E poi a centropagina, nuovo sistema connette dati per 1 miliardo di cittadini, ma è allarme hacker, India, la rivoluzione digitale, l'approfondimento che arriva dagli esteri. Tornando invece a casa nostra, i piromani nascosti tra i volontari, il caso incendi, un'altra giornata di fuoco, attivo di morte madre e figlia, il caso dei pagamenti a gettone, 10 euro l'ora per i volontari che sono stati scoperti essere loro i responsabili di alcuni roghi verbali. Il capo squadra: metto una bomba così faccio i soldi. Andiamo sul Fatto Quotidiano, il titolo: al fuoco per riparare l'Italia, promessi 9 miliardi, spesi solo 110 milioni, coi roghi sale, rischio di frane e alluvioni, finora finito soltanto un intervento. Nel taglio alto invece, migranti, l'azione delle ONG finisce per favorire gli scafisti, i PM di Trapani e gli indagati tra i volontari di Save the Children. Scendiamo adesso nel taglio centrale, l'inchiesta dopo la modella rapita, così si comprano online schiave, modelle schiave del sesso. Chloe Heiling, 20 anni, la vedete nell'intervista rilasciata al TG1 subito dopo la liberazione. Adesso sul Sole 24 Ore, il principale quotidiano economico-finanziario italiano, il titolo di apertura riguarda gli avvocati, sia nuove parcelle, professionisti in pressing, mobilitazione per estendere l'equo compenso. Il Consiglio dei Ministri vara il disegno di legge che tutela i legali. Orlando, il ministro della Giustizia, dice si apre la strada per gli altri. Ci sono degli approfondimenti, le infrastrutture, CIPE ok a RFI ANAS, risorse per 25 miliardi per quanto riguarda la fusione di questi due importanti asset del trasporto italiano, appunto l'ANAS e Rete Ferroviaria Italiana. E poi tunnel ferroviari, il nuovo Brennero apre la via verso la Scandinavia e i collegamenti internet, il piano banda ultralarga, in arrivo i voucher. Restando alle telecomunicazioni, altra notizia, Vivendi, non controlliamo TIM, Bolloré risponde a Vegas, Golden Power scaduti ieri i tempi per la notifica, la Consob farà le sue valutazioni a conclusione dell'ispezione in corso. Il panorama, il caso migranti, migranti ONG, Minniti minaccia le dimissioni, Colle e Palazzo Chigi blindano il ministro, grande apprezzamento per il lavoro svolto. Nel focus tradizionale del taglio alto, questa mattina il reddito d'impresa per gli errori contabili, scatta il ricalcolo ACE, poi l'agenda del professionista, voluntary disclosure, il rischio dei tempi stretti. Andiamo sul Manifesto, il quotidiano comunista, il classico titolo sulla fotografia, Pronto soccorso, e questo titolo ironico su quanto sta accadendo nella politica italiana, lo scontro dentro e fuori il governo sulle ONG spinge Gentiloni a chiedere l'intervento del Quirinale per scongiurare una possibile crisi e in serata arriva l'inusuale intervento di Mattarella che esprime grande apprezzamento per il codice Minniti. Nel taglio alto, scusate, F-35 non stanno né in cielo né in terra. La Corte dei Conti raddoppia i costi di mezzi del lavoro, programma in ritardo di almeno 5 anni. Continuiamo con la lettura dei quotidiani nazionali, andiamo sul Messaggero adesso, l'apertura è dedicata anche qui al caso migranti, migranti vince la linea Minniti, il ministro dell'Interno minaccia le dimissioni e diserta il Consiglio dei Ministri per i contrasti sul caso delle ONG, Mattarella e Gentiloni sui salvataggi decide il Viminale, ma Del Rio continua, i soccorsi vanno garantiti, continua dunque questa polemica interna al Partito Democratico. E poi l'emergenza incendi non si arresta, una vittima anche a Napoli, rogo a Tivoli, muoiono madre e figlia, Sicilia, pompieri, volontari e piromani. Questa inchiesta che sta un po' scandalizzando l'Italia proprio per
perché sono stati gli stessi vigili del fuoco ad appiccare le fiamme. CIPE, sbloccati i fondi per le strade. Andiamo a vedere meglio questa notizia. Sbloccati, come dicevo, i fondi per strade e ferrovie, ok, la fusione fra ANAS e Ferrovie dello Stato. Oltre 40 miliardi per ristrutturare la rete viaria e su ferro, società unica entro la fine dell'anno. Andiamo adesso a vedere il tempo, restando ai quotidiani romani. Il titolo di apertura: arriva il medico a orologeria. I dottori del Lazio saranno obbligati per decreto a eseguire le visite con i tempi contingentati. 50 minuti per la biopsia, 20 per la spirometria, 5 per l'elettromiografia. Sindacati in rivolta. E poi a centropagina: ci mancava il parco al terrorista Arafat. La Raggi intitola un giardino al leader dell'OLP IRA della comunità ebraica, che parla di un'offesa. Andiamo su Libero, quotidiani di centrodestra, il titolo di apertura: gli incendiari sono i pompieri. Sorprendente paradosso siciliano: arrestato un gruppo di vigili del fuoco volontari che appiccavano le fiamme per lavorare. Nell'isola sono 6.000 quelli che aspirano a spegnere i fuochi, insieme ai forestali costano 240 milioni di euro all'anno e, scrive Vittorio Feltri, non servono a nulla. E poi a centropagina: chi è il ministro che fa il tifo per gli immigrati? Del Rio fa rima con Dio, ma è un pasticcione. Minniti minaccia le dimissioni. Andiamo adesso sulla Verità, titolo di apertura: aggrediti persino i militari, i clandestini si prendono le città e nel governo litigano sulle ONG. A Napoli una masnada di stranieri circonda 5 soldati e tenta di strappare loro un fermato. Gli abitanti del rione dicono: abbiamo paura, ma i ministri sono occupati a regolare i conti tra loro su navi Libia e Ius Soli. Poi a centropagina i ritratti di Perna, Fiano, il pretoriano di Renzi, ossessionato dal Duce. Dunque si torna a parlare della famosa norma per impedire, per così contrastare i rigurgiti di fascismo, di apologia di fascismo. E poi Etruria e Consip: arriva il conto per Boschi e Coop. Al padre del sottosegretario multa di 120.000 euro. Cantone conferma la denuncia del giornale. Trucchi negli appalti. Andiamo sul Secolo d'Italia, restando ai quotidiani di centrodestra e di destra. Voltafaccia libico, il titolo di apertura. Il debole premier libico al-Sarraj, protetto dall'Unione Europea e ovviamente dall'Italia, vira sulle posizioni del generale Haftar, vero controllore del territorio libico. Non esistono accordi segreti tra Libia e Italia che possano minacciare la sovranità della Libia nelle sue acque territoriali. In primo piano, nel taglio basso, ONG, gli stipendi d'oro per salvare i clandestini. E poi i migranti, ora è rivolta, tanti sindaci dicono di no. E solo giovani e maschi, ecco chi sbarca in Italia. Sono in aumento i minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro paese. Andiamo su Avvenire, il quotidiano cattolico. Titola in maniera diversa da quanto abbiamo visto fare sugli altri giornali: contro droga e alcol, patto con gli studenti. Il fatto: da Miur e Presidenza del Consiglio, piano da 3 milioni di euro per la prevenzione a scuola. Boschi dice formazione con genitori e docenti. Il governo conferma la conferenza sulla famiglia. E poi a centropagina: Corea del Nord, vendetta contro gli Stati Uniti. Le sanzioni ONU non fermano le minacce del dittatore coreano. Il caso migranti: poi Minniti chiede e ottiene un ok istituzionale al suo codice migranti, il braccio di ferro con le organizzazioni non governative. Andiamo a vedere adesso il Mattino,
di Napoli, strappo di Minniti, il Colle lo blinda. Il ministro diserta il consiglio, Mattarella dice primi risultati anche grazie a lui. I risultati di cui parla Mattarella sono una diminuzione del 3,3% circa degli sbarchi di migranti. Andiamo a leggere ancora: il codice sulle ONG spacca il governo, poi anche Gentiloni con il Viminale, nuovi sbarchi intanto a Pozzallo. Altra notizia importante che riguarda la scuola: liceo in 4 anni, test in 100 classi, 52.000 nuovi professori. Queste le novità nella scuola. Al via la sperimentazione nell'anno scolastico 2018-2019 per il liceo da completare in 4 anni e non in 5, e poi ci sono queste nuove assunzioni che erano state annunciate, 58.000 in totale, 52.000 di nuovi docenti e poi il resto è personale e dirigenti scolastici. Scendiamo nella pagina: abusivismo, Palazzo Chigi impugna la legge De Luca, il governo contro la sanatoria degli illeciti di necessità. E poi le interviste, questa volta, questa mattina c'è Luigi Di Maio, mai con la Lega e via al rilancio in Sicilia. Lo spiraglio, legge elettorale dipende da Renzi, noi aperti al confronto e dunque non c'è una chiusura netta sulla legge elettorale. Altra notizia: inchiesta su rifiuti e tangenti, Torre del Greco, in cella sindaco amico di Salvini, la procura mazzette da 20.000 euro al mese. Adesso andiamo a vedere anche il Secolo XIX, eccolo qui, titolo di apertura sul caso migranti, governo diviso su Minniti, stop di Mattarella, Delrio lo attacca, voci di dimissioni, ma il Quirinale interviene e dice grande apprezzamento per il lavoro del Ministero degli Interni. E poi la Iena prenderà il posto e il testimone di Borzani, Bizzarri al Ducale, la mia sfida per Genova, e quindi ci sarà un impegno politico per Luca Bizzarri, presidente della Fondazione Palazzo Ducale. Il suo amico Paolo Cessissoglu dice: Luca è fantasia allo stato libero, vi sorprenderà. Andiamo a vedere i quotidiani sportivi nazionali adesso e passiamo alla Gazzetta dello Sport. Il titolo di apertura sulla fotografia è dedicato all'Inter e al neotecnico Spalletti. Così Spalletti ha riacceso l'Inter, l'uomo dei sogni, dice la Gazzetta. Per tutti è il miglior acquisto dei nerazzurri, organizzazione, fatica e risultati, perché nella squadra e nei tifosi sta crescendo l'entusiasmo. Intanto, sempre per quanto riguarda l'Inter, le mosse per rinforzare la rosa, D'Albert è a Milano, ora dritti su Schick. Oggi il terzino firma, Emre Mor ai dettagli, sprint sul cieco, si segue Pezzella del Betis. Andiamo nel taglio alto, una notizia shock nel tennis, Errani positiva al doping, 2 mesi di stop, la difesa era nei tortellini, il farmaco antitumorale della madre che avrebbe contaminato il cibo. Andiamo a vedere di spalla, tornando al calcio, la ricorrenza gol rivincita, Higuain Juve, uno show lungo un anno, il 7 agosto 2016, la prima del Pipita in bianconero. E poi l'intervista: vai Jorginho, bel Napoli, sei più vicino alla vette. La svolta nel Milan, il nuovo Milan, vara il 3-5-2, a rischio l'impiego di Calhanoglu. Intanto Bonucci e Piglia entrano nella lista UEFA. Tragedia nel mondo del nuoto, addio a Dell'Aglio, la sua morte è un mistero. Mattia aveva 24 anni, già promessa del nuoto, era solo in una palestra di Modena. Altre notizie: ciclismo, la decisione di Contador, dopo la Vuelta mi ritiro. E poi mondiali di atletica, Tortu conquista la semifinale 200, 1500 alla Kipegon Semeia di bronzo. E intanto in TV su Canale 5 alle 20:45, United su Bale, Mo sfida il Real sul mercato e in Supercoppa. Andiamo a vedere il Corriere dello Sport, titolo sul mercato record, scrive il Corriere. A 3 settimane dalla chiusura, investiti 3.084 milioni nei 5 campionati top d'Europa, battuto ogni primato, in testa la Premier, al secondo posto la nostra Serie A che corre verso il muro del miliardo di euro. Nel taglio alto, Conti, l'intervista, orgoglio Milan, voglio diventare il tuo Dani Alves. C'è ancora un'altra intervista a Jorginho, nessuno gioca come il Napoli e l'hanno
l'anno giusto. Nel frattempo, per i diritti TV, il Suning porta l'Inter e la A sugli schermi cinesi. Nel taglio basso, la sfida fra CR7 e Mourinho. Stasera l'Europa mette in palio il primo trofeo. Per il nuoto, lo shock della morte dell'ex azzurro Dall'Aglio a 24 anni, e la Supercoppa è già Juve-Lazio, trappola leva per Dybala. Andiamo a vedere anche Tutto Sport. Strootman, la Juve ci prova, il titolo di apertura di Tutto Sport, e poi di spalla il Toro. Mia Rincon è a un passo. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario, andiamo a vedere le previsioni del tempo e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna. Di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione e ripartiamo dalle pagine interne del quotidiano Il Centro. Rogo in alta quota, in primo piano, Gran Sasso in fiamme, interrogati i piromani. Il bilancio shock in Abruzzo, in fumo 10 milioni di metri quadrati. E poi il Canadair nel lago con i bimbi in acqua. Vediamo se riusciamo a visualizzare bene la foto. Eccola qui, proprio gli scatti del Canadair che prende acqua dal lago di Villetta Barrea, e con i bambini, vedete, in primo piano e l'aereo sullo sfondo, una situazione certamente un po' rischiosa. Nel taglio basso, decine di incendi e codove da Preturo a Cupello e Caramanico, un bollettino di guerra è quello che riguarda la Regione Verde d'Europa. Poi andando avanti, protagonisti e interpreti, un disastro annunciato, 30.000 presenze e controlli insufficienti. Il decalogo delle inefficienze all'evento di Campo Imperatore organizzato dalla Camera di Commercio dell'Aquila con l'ok della Questura. Solo 14 carabinieri forestali inviati per tenere sotto controllo un fiume di persone a Fonte Vetica, nessuna autobotte, varchi aperti a tutti e fuochi accesi senza alcuna vigilanza, dice il quotidiano Il Centro. E poi dalla prima pagina la ripresa dell'intervento di Dante Caserta, vicepresidente nazionale delle WWF, quando il turismo diventa predatorio. Argomento questo molto caldo che troviamo anche sulla pagina Abruzzo del Messaggero. Gran Sasso in fiamme, vigili e volontari, ma gli incendi avanzano ancora. La task force di 170 persone non ferma il fronte del fuoco, sono dovuti intervenire a più riprese anche i Canadair, oltre all'Aquilano. Minacciati la Marsica e il Canalone che porta a Rigopiano, che è stato teatro della slavina in cui sono morte il 18 gennaio scorso 29 persone. L'altro rogo, la mano dell'uomo, in inchiesta a Preturo per gli investigatori della Forestale, non c'è dubbio, c'è la mano dell'uomo dietro il rogo di Preturo. E poi, per quanto invece riguarda l'inchiesta su Fonte Vetica, sotto torchi i ragazzi del barbecue da contestare le varie responsabilità. Il PM della Procura dell'Aquila, Fabio Picuti, ha delegato gli investigatori a dare via alle operazioni scientifiche sia sul luogo nel quale le fiamme hanno avuto origine, sia sul materiale lasciato dal gruppetto di vacanzieri prima di fuggire. Sempre nella giornata di ieri, gli investigatori hanno cominciato ad ascoltare le persone informate dei fatti, in sostanza coloro i quali si trovavano a far parte del gruppetto di turisti, per capire non solo chi fosse presente al momento dell'incendio, ma anche i ruoli ricoperti nella comitiva nelle fasi dell'accensione del barbecue. Ancora le polemiche, elicottero e aeroporto, polemiche sull'accoppiata fantasma. Fratelli d'Italia, Pezzopane e WWF, bagarre nella ricerca di colpe e mancanze in questi giorni di emergenza. Argomento che troviamo anche sulla pagina Abruzzo della città. Allora andiamola a vedere. Domato il rogo, scrive la città, si accendono le polemiche. La pioggia aiuta i vigili del fuoco a spegnere l'incendio di Campo Imperatore. La procura apre una inchiesta. 1.000 gli ettari in fumo. Il bilancio delle superfici percorse dal fuoco negli ultimi 7 giorni è ancora in fase di verifica, ma si parla appunto di 1.000 ettari. E per quanto riguarda il meteo, dopo la tregua, Lucifero tornerà a farsi sentire, quindi continuerà il grande caldo anche
sotto Ferragosto. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire la pagina di Pescara. Caccia al pirata della strada, il titolo di cronaca, ore contate per l'investigatore, la vittima disumano. Fuggire dalle telecamere, i primi indizi sulla panda, e vedete il cerchietto rosso sulla fotografia, che ha investito madre e figlio. La donna, un'insegnante alla Montale, dice inaccettabile lasciare un bambino a terra. L'investita è Silvia Quarta. 10 giorni fa, scrive Il Centro, la minicar distrutta con due ragazzi di 14 e 15 anni, sempre per quanto riguarda gli incidenti stradali. Andiamo a vedere anche l'apertura del Messaggero nella pagina di Pescara. Eccola qui, sotto i portici la casa degli invisibili. Un pugliese senza fissa dimora accampato in via Fabrizi in un tunnel condominiale. La Croce Rossa fatica a portarlo in ospedale. Nella zona tutti lo conoscono. Il suo caso, in pieno giorno, rivela la drammatica condizione di almeno 100 homeless. Sempre più italiani in condizioni di disagio. Il presidente Fabio Nieddu, per quanto riguarda il presidente della Croce Rossa, dice che la povertà non riguarda soltanto gli stranieri. Le terre di nessuno, fermata ragazzina moldava in fuga, la madre tarda ad arrivare, è stata denunciata, superlavoro anche per la Polfers, tra stazione e area di risulta, un arresto per rapina a una prostituta. E poi ritroviamo le immagini da brivido della panda bianca, fugge, investe mamma e figlio e fugge e caccia il pirata della panda bianca, sempre per quanto riguarda Pescara. Andiamo avanti ancora. Restando alle pagine pescaresi, un caso condizionatori in ospedale. Sopralluogo dell'assessore alla sanità regionale Silvio Paolucci, dopo la denuncia della parente di un ricoverato oncologia sugli impianti insufficienti, scusate. La climatizzazione centralizzata disponibile unicamente nei reparti di terapia intensiva, altrove funzionano gli split solo nelle camere. Temperature interne, scrive il Messaggero, accettabili, ostacoli strutturali e costi elevatissimi per una soluzione radicale. Andiamo a vedere, anzi, torniamo adesso sul Centro per proseguire la lettura delle pagine di Pescara. Dal 2018 la sosta si pagherà anche con il Telepass. L'amministratore unico di Pescara Parcheggi di Tella rivela i nuovi progetti in arrivo, barre automatizzate all'ex stazione, la stabilizzazione dei dipendenti. Queste le novità nella sosta a Pescara. Elezioni all'ordine degli ingegneri, si cambia per metà, Pasqualini subentra a Vicaretti. Queste le notizie. Sempre da Pescara, appello al presidente D'Alfonso, soldi Italia, scusate, Forza Italia dice servono più soldi per gli sfollati di Rancitelli. Ieri c'è stata questa conferenza stampa tenuta da Marcello Antonelli e Lorenzo Sospiri, per noi la seguita Paolo Renzetti. Sulla problematica delle case ATER, Marcello Antonelli, siete tornati a battere forte questa mattina in conferenza stampa. C'è questa delibera di gennaio, 5 milioni di euro che però non sono evidentemente sufficienti. E poi c'è anche l'altra questione che fino ad oggi è stato il comune di Pescara ad anticipare dei fondi. D'Alfonso stanzia 5 milioni di euro e dice che sono per l'emergenza abitativa di Via Lago di Borgiano, fa riferimento però a un atto della sua giunta che invece individua quale oggetto degli interventi. Altri alloggi che sono quelli di Via Caduti per Servizio e quelli del rione Gescal dei Colli. Interventi che devono essere fatti, ma qui bisogna che ci si metta d'accordo. I 5 milioni di euro non sono sufficienti per fare quegli interventi e anche per trovare soluzioni alla mancanza di agibilità e quindi di alloggi di Via Lago di Borgiano. Ad oggi il Comune di Pescara ha già impegnato 200.000 euro, quegli alloggi sono di proprietà dell'ATER e quindi della Regione e la legge dice che è il proprietario che deve farsi carico di questa fase emergenziale e pertanto il Comune ha anticipato, ma deve vedersi rimborsate velocemente queste somme e soprattutto la Regione deve farsi carico di tutti gli impegni che saranno necessari per le prossime settimane e per i prossimi mesi. Se è prioritario uno skate park o dare i soldi necessari per non fare una guerra dei poveri sulla ristrutturazione degli alloggi
ATER, perché i 5 milioni annunciati dal Presidente D'Alfonso per la risoluzione dei problemi strutturali, ovvero rendere agibili immobili oggi chiusi, appartamenti oggi chiusi, da assegnare alle famiglie evacuate da Via Lago di Borgiano, sono in realtà destinati ad altre opere di sistemazione e di manutenzione di altri alloggi ATER, opere assolutamente positive che si devono fare, ma che non sono sufficienti a coprire tutte e due le emergenze. Allora, innanzitutto bisogna mettere chiarezza tra le carte della Regione, perché il compito che ha dato la Regione all'ATER è di fare altro rispetto all'emergenza abitativa di Via Lago di Borgiano. Se servono altre risorse si fa quello che farebbe un qualsiasi uomo di buonsenso che ha una programmazione e invece la cambia e pensa all'emergenza, che è più importante, di opere che hanno una loro importanza ma che non sono strettamente necessarie in questo momento. Sempre dalle cronache di Pescara, due rapine in poche ore sul centro sessantenne bloccato dopo il colpo in farmacia Paura al punto vendita di via Simoncelli su Corso Vittorio, l'uomo era armato di coltello. E poi bandito solitario in azione alla Fedel Pharma con una calza sul volto e il coltello in pugno, si è fatto consegnare 200.000 euro in cassa. Poi andiamo ancora avanti, il maxi yacht al Marina dopo la puntata al casino è partita l'imbarcazione Mai Safad di 37 metri, arrivata sabato al porto turistico, ha ospitato 5 facoltose coppie arabe, reduci dalla trasferta in Montenegro. Continuiamo nella pagina dell'area metropolitana e quindi di Francavilla e della Bassa Val Pescara, botte al padre e alla madre. Disoccupato in carcere, quarantenne con problemi di alcol, arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia mentre picchiava i genitori. E poi sul Messaggero troviamo un'altra notizia che arriva sempre da Francavilla, Arbore e Francavilla, 80 anni di amore. La cittadinanza onoraria alla serata di apertura del Blue Bar suggellano il rapporto con la città delle vacanze dell'infanzia. Il musicista e showman frequentava la Perla dell'Adriatico con la sua famiglia, scovate per l'occasione alcune foto d'epoca, eccole qui. Domani la seduta solenne del Consiglio Comunale, a seguire la notte italiana e l'abbraccio con i residenti e con i turisti. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere la pagina di Montesilvano. Commercio, terza iniziativa dell'estate, torna la notte blu, musica, danze e acquisto non stop. Domani negozi aperti dalle 20 su Corso Umberto, tra via Rufilli e l'area ex Monti, chiuso anche un tratto di via L'Europa, ma saranno disponibili dei bus navetta. Nel taglio basso, risarcimenti milionari, conti al sicuro, spoltore, il Consiglio varia un piano di accantonamento sui debiti e per il contenzioso con i Di Gregorio. Ancora la pagina di Penne e dell'Alta Val Pescara, scongiurata una seconda ipotesi di meningite, questa notizia importante, ricordo l'uscita sabato di un possibile caso di meningite all'ospedale di Penne, negativi test disposti su un altro paziente ricoverato nello stesso reparto dove sabato è morto un 74enne per il quale è stata disposta l'autopsia. Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro, andiamo nella pagina di Chieti adesso. Bimbo di un mese trovato morto in culla, il personale del pronto soccorso dell'ospedale di Lanciano ha tentato di rianimarlo per un'ora, la procura apre l'inchiesta, oggi ci sarà l'autopsia. La scoperta domenica alle 11:20, prima della poppata del piccolo, i due genitori si sono precipitati in ospedale, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Un bimbo da poco sbocciato alla vita è morto, scrive Il Centro, molto probabilmente a causa della SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, ossia la sindrome della morte improvvisa del lattante. Sul tragico evento è stata aperta un'inchiesta dalla procura di Lanciano. Altra notizia sempre dagli ospedali di Lanciano e anche di Vasto, furti fotocopia negli ospedali, doppio furto su commissione, quanto ipotizzano i carabinieri che indagano su un colpo da 500.000 euro messo a segno nei reparti di gastroscopia degli ospedali delle due città. Scendiamo nel taglio basso, altra purtroppo notizia tragica, annega in mare davanti agli occhi della figlia, a Torino di Sangro, 51enne, va oltre gli scogli e viene trascinato dalle correnti, ferito invece il bagnino, la persona che non ce l'ha fatta si chiama Antonello Teti di Lanciano ma residente a Santa Maria in Baro. Andiamo sul Messaggero per recuperare
la pagina di Chieti del Messaggero, andiamo rapidamente a prenderla, eccola qui. Titolo di apertura riguarda invece la politica teatina che si sta confrontando sui 13 milioni per la funicolare. Sono soltanto carta straccia, dice il sindaco di Primio, dopo il pressing di D'Alfonso per avviare immediatamente la cabinovia, dice, senza un atto di trasferimento dei soldi il comune non farà assolutamente nulla. Il sindaco contro il governatore sulla realizzazione del collegamento fra il campus e il centro storico. E poi la bomba ecologica amianto via alla bonifica all'ex fonderia di Nicola. Nel taglio basso manca il numero legale, slitta il consiglio di Chieti. Oggi il nuovo tentativo, in ballo l'istituzione della commissione consiglieri genitori per controllare le mense scolastiche. Nella pagina di Lancianova Stortona ritroviamo la notizia della madre che trova il bebè morto nella culla e poi la tragedia a Torino di Sangro, vittima Antonello Teti, che è morto per le, in mare, diciamo in difficoltà per il mare mosso. Andiamo a vedere anche adesso la pagina dell'Aquila, sempre restando al Messaggero. Eccola qui, Cotugno, 650 studenti al D'Aosta, nuove misure di sicurezza. Sarà usato l'ultimo piano dell'immobile con la realizzazione della scala esterna, ricerca di spazi anche al Bafile e al Colecchi. Il musicale resterà nel modulo di via Ficare. Poi progetti case evacuati, nominato un perito, dovrà chiarire definitivamente le cause che hanno portato al rischio di crollo. Andiamo nell'altra pagina, Gran Sasso, indispensabili le strisce blu, l'amministratore Giuliani tira dritto, altrove si paga ben più dei nostri 5 euro. Nel taglio basso, Botteion, aperitivo di protesta, questa la polemica dei cittadini contro l'ordinanza che vieta appunto il consumo in centro di alcolici. Vediamo insieme il servizio. Stop all'alcol portato da casa. Questa è l'ordinanza anti-bottiglion. Per la prima volta all'Aquila ci sarà il divieto di bivacco. Intensificheremo i controlli per evitare che i giovani si riforniscano di cibi e bevande nei supermercati e li consumino in pieno centro storico a danno delle attività commerciali. Lo ha detto nel corso di un incontro con la stampa l'assessore comunale Alessandro Piccinini, annunciando la svolta contro il fenomeno del bottiglion, che negli ultimi anni ha preso sempre più piede tra le ire dei gestori dei locali. Il problema c'è ed è evidente. Noi pensavamo in qualche modo di poter coinvolgere anche altri soggetti, avendo come interlocuzione la prefettura. L'idea è quella di creare una piccola task force che possa in qualche maniera esercitare un controllo. Io credo che la strada migliore sia sempre quella della prevenzione, seguendo un po' l'esempio di quelle che sono le città più grandi e più abituate al controllo del territorio. Mi sembra che una delle misure più efficaci sia quella di avere un deterrente, quindi la possibilità semmai di avere un presidio magari nel punto nodale, insomma, dove si svolge la movida, insomma, l'attività notturna dei locali. E anche, diciamo, questo periodo di caldo invoglia anche le persone, non necessariamente gli amanti della notte, ma tutti a stare più fuori. Questo non significa ovviamente che ognuno può pensare di comportarsi come crede, vanno messe delle regole, vanno concordate, ma una volta messe tutti devono rispettarle, i gestori dei locali, i ragazzi, i cittadini e tutti quanti. Per cui mi auguro possa esserci collaborazione. Da una parte le difficoltà vengono, ma sono notorie, sulle difficoltà di poter garantire la sorveglianza notturna, quindi le risorse finanziarie sia da parte dell'ente ma anche da parte delle forze di polizia, ma si dovrà fare uno sforzo in più per garantire maggior controllo sul territorio. Le sole forze dei vigili urbani non saranno sufficienti, per questo motivo il sindaco Pierluigi Biondi convocherà nei prossimi giorni un tavolo perché le forze dell'ordine affianchino nei giorni della perdonanza celestiniana i vigili urbani.
Pagina di Avezzano sul Mona sul Messaggero, la provincia sfratta la scuola elementare, gli alunni di Valle Madonna Pratola trasferiti qui dopo il sisma dell'agosto scorso devono abbandonare la struttura. Qualcuno ha letto nella mossa del presidente Caruso una vendetta politica contro il sindaco Antonella Di Nino. Andiamo adesso sul quotidiano Il Centro, pagina dell'Aquila, pronto lo sgombero delle case, fiamme vicino all'abitato di San Marco di Pretura, il comune avvia la procedura. E poi il paese si schiera con il pretamante, appoggio Picenze, lettera dei fedeli all'arcivescovo dopo la love story del parroco con una donna sposata. Andiamo avanti sempre sul Centro, la pagina di Teramo. Il rogo dopo l'incidente, scontro in moto, ragazzo avvolto dalle fiamme a Villa Zaccheo, grave, un 18enne di Canzano portato al centro Grandi Ustionati di Padova, nel frontale con lato, ferito anche l'amico di 17 anni che si rompe una gamba e vedete le immagini dell'incidente. Poi Mosciano, le porte si chiudono, bimbo prigioniero nell'auto è stato salvato dall'intervento dei vigili del fuoco. A Tortoreto, tramortita e rapinata dell'incasso, in due colpiscono la titolare dell'autogrill e fuggono con 20.000 euro. Andiamo adesso sul Messaggero, andiamo a recuperare la pagina di Teramo, eccola qui, Ruzzo, oltre alla siccità si rompono le condutture, emergenza idrica totale in provincia, erogazione a singhiozzo in Vibrata, di Sabatino non mi resta che pregare, tolta l'acqua a Colonnella e a Tortoreto Alta, il capo si è verificato sulla adduttrice di Castellalto. Andiamo a vedere quest'altra notizia, la pagina sindacale, Atria, l'azienda annuncia 55 licenziamenti, l'impresa di Sant'Atto è alle prese con una forte diminuzione degli ordinativi. Andiamo a vedere anche in provincia, Lolli garantisce il porto sarà ultimato, l'annuncio del vicepresidente della regione nella giornata sulla vela con premiazione di Falsitti del team Abruzzo, prima della cerimonia l'assemblea dell'ente porti Giulianova che nomina Francesco Chiarolla nuovo membro del consiglio. Andiamo a vedere la città, restando alle notizie dal teramano, Brucchi, Teramo diventa un caso nazionale sulle scuole, il sindaco incontra il ministro del MIUR Fedeli, chiesti 900 posti sicuri entro settembre per sistemare gli alunni. Del caso si è discusso nel Consiglio dei Ministri, ce l'ha assicurato il sottosegretario Boschi, dice Brucchi. E poi alla ASL, futuro incerto per il manager Fagnano, il suo contratto termina il 1° novembre, l'avvocato molisano potrebbe anche lasciare prima della scadenza. Alla Team, Ranalli sfida apertamente il sindaco di Teramo Brucchi. L'ex amministratore delegato si dice pronto a rispondere in ogni sede delle scelte adottate in via Delfico. Ancora i problemi alla Atria, abbiamo visto in precedenza, si è riunita l'assemblea dei lavoratori per proclamare lo stato di agitazione. In provincia è scontro, gravi due giovanissimi, scontro in auto, l'incidente abbiamo visto anche precedentemente a Villa Zaccheo, un motorino prende fuoco e le fiamme avvolgono un 17enne ricoverato per ustioni. Vedete le foto davvero impressionanti. Continuiamo, telefonia in tilt per mezza Valle Castellana, Calvario per i residenti di Macchia da Sole e San Vito con i servizi a singhiozzo dallo scorso mese di febbraio. Andiamo ancora avanti. Andiamo a vedere un'altra notizia che arriva da Pineto, purtroppo un'altra tragedia, pescatore stroncato dal caldo sul Vomano, turista di Carpi trovato senza vita ieri mattina nei pressi della foce, il corpo è stato notato da alcuni passanti. La ricostruzione, l'uomo si è sentito male improvvisamente dopo aver perso i sensi, è caduto in acqua senza poter chiedere aiuto. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire le pagine dello sport, eccola qui la pagina della Serie B, tra campo e mercato, Pescara all'assalto di Embalo, il Benevento invece va su Memusciaia, breve summit col Palermo per l'attaccante, Baroni vuole il centrocampista, il capitano l'anno scorso del Pescara. Accardi, agente del giocatore rosanero, per quanto riguarda Embalo spinge, con Zeman il suo valore diventerà sproporzionato. E poi il Sion tergiversa, i Sanniti si fanno sotto per l'albanese che l'ex tecnico del Delfino rivorrebbe con sé.
Il notiziario giovedì amichevole a Pineto per quanto riguarda il Pescara, fischio d'inizio alle 20:45, costo del biglietto 5 euro. Pescara Foggia sarà il primo posticipo, le date sabato alle 20:30 la gara di Coppa Italia a Brescia, l'esordio in campionato invece il 27 di agosto alle 17:30 allo stadio Adriatico Cornacchia. Andiamo a vedere l'apertura dell'Abruzzo Sport del Messaggero, andiamo a recuperare la pagina, eccola qui, Pescara lavori in corso. Il titolo di apertura della pagina, Mister Zeman dopo il successo sulla Triestina in Team Cup dice davanti ci muoviamo bene, in difesa invece si soffre, lo sappiamo, con Koulibaly le cose sono andate meglio a centrocampo, per ora dobbiamo sfoltire la rosa di 30 elementi. E poi le sorprese, Pettinari e Nicastro dicono vorremmo restare. Il notiziario, Embalo in arrivo, ispezione, invece i tempi saranno lunghi. Nel taglio basso di questa pagina invece troviamo il basket di A2, Sharks 9 test amichevoli di precampionato. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere la pagina che riguarda il Teramo, ecco Varas, Sales reintegrato, abbonamenti al via, questo è il riassunto di quanto accade in casa Teramo, Bacio Terracino e l'ex Lumezzane alla corte di Asta, i biancorossi valutano l'ingaggio di un portiere esperto, vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Il Teramo batte un colpo, anzi due. Antonio Bacio Terracino e Kevin Varas infatti andranno a rinforzare la rosa di Antonino Asta, che da giorni reclama elementi che possano inserirsi in un contesto di organico già a buon punto ma che ancora latita di alternative. E dopo la sconfitta in Coppa Italia per mano della Fermana, il sodalizio biancorosso accelera decisamente anche sul fronte mercato. Per Bacio Terracino la trattativa è stata un po' più lunga, anche perché sull'attaccante napoletano c'era l'interesse di altre compagini di Lega Pro. Un vero e proprio blitz invece quello del diavolo per assicurarsi l'ecuadoriano classe 1993. Dunque il Teramo fa compere in casa del Lumezzane, perché anche Varas nell'ultima stagione ha giocato nelle fila dei Lombardi. 32 le presenze e 2 assist in 2208 minuti. Giocatore duttile che può ricoprire il ruolo di mezzalo di frangiflutti davanti alla difesa. Fa del dinamismo e della velocità delle armi che presto metterà a disposizione della mediana di Asta. Questa settimana infatti, oltre ai calendari che saranno sorteggiati giovedì all'Ex Aurum di Pescara, servirà al Teramo per integrare i due nuovi elementi. Non tanto in vista del secondo impegno di Coppa Italia col Fondi, visto l'esordio improbabile un reinserimento dei biancorossi nel discorso qualificazione, quanto come tappa fondamentale di avvicinamento al campionato che partirà tra 3 settimane esatte. Probabile che Bacio Terracino e Varas non saranno gli ultimi due tasselli, visto che il diavolo sta ancora pensando all'inserimento di un difensore di piede destro da adattare proprio da quella parte di campo alle spalle del titolare Ventola, e ad un vice Foggia, visto l'addio di De Julis, che dopo alcuni giorni non ha convinto e ha lasciato già la squadra per accasarsi in Serie D. Il discorso portiere è un po' più complicato. Calore il titolare, Lewandowski il secondo, ma non è detto che saranno gli unici in questa stagione. Qualcosa potrebbe cambiare da qui ad inizio torneo, ma sarà una scelta della società, considerando anche i margini economici di manovra, specie pensando che gli esuberi sono ancora tutti o quasi in organico e non sarà facile liberarsene. Rapidamente, sempre sul Teramo, dalle pagine della città, l'obiettivo è superare il record storico di 514 abbonamenti. Ieri è lanciata la campagna di abbonamenti appunto al Teramo, una sola città, una sola maglia, lo slogan. Sul Messaggero ritroviamo la notizia che riguarda il Teramo con Varas, Bacio Terracino e Sales, nuovi ingressi, Ranucci a Musoduro in Serie D, L'Aquila nel cuore ma potrei finire qui, l'anno scorso hanno giocato gratis eppure sono tornati, le contestazioni ci stanno ma le offese personali vanno oltre ogni limite. Sempre in Serie D, Lucarelli, Avezzano, mi dispiace non poterti allenare, il caso appunto dell'Avezzano in cerca dell'allenatore dopo l'esonero di Umberto Marino. La nostra rassegna termina qui, io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina, prossimo appuntamento con Mattino 6 domani alle 8, la nostra informazione alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6, vi auguro una buona giornata.